Ciao, la vera malattia è l'infelicità, perché l'infelicità potremmo dire che è la madre di tutte le malattie, non soltanto quelle della mente, dello spirito, ma anche del corpo, è un po' la madre di tutto, perché se noi fossimo felici saremmo anche in grado di affrontare situazioni diverse. Siccome siamo infelici, andiamo a crearci delle profezie che confermino la nostra infelicità, per cui di conseguenza vengono fuori le varie malattie, le varie nevrosi, tutto parte da lì fondamentalmente. Come diceva Battiato, non servono tranquillanti o terapie, ci vorrebbe un'altra vita. Purtroppo stiamo vivendo una vita abbastanza alienante in questo sistema. Alienante perché siamo tutti alla ricerca della felicità, però andiamo a ricercarla nei posti sbagliati, cioè crediamo che la felicità sia qualcosa che dipenda dall'esterno. Sono felice se mi dice di sì. Sono felice se, che ne so, se accetta di uscire con me. Sono felice se ho la promozione sul posto di lavoro. Sono felice se, mettiamo tanti se che alla fine qualche motivo per non essere felici verrà sempre fuori. La felicità è una scelta interiore, è la capacità di stare bene qualunque siano le condizioni. Non è diciamo, un modo di dire, ma è un dato di fatto. E l'unico modo per stare bene, qualunque siano le condizioni, è quello di aver eliminato i veleni mentali, fondamentalmente, che sono la vera fonte dell'infelicità. Spesso, appunto, in questa società inseguiamo l'utopia consumistica, per cui cerchiamo di avere sempre di più, ma scopriamo che questo di più poi è in grado solo molto temporaneamente di sostenere la nostra felicità, sia in campo anche affettivo-sentimentale, ma anche in campo economico, ad esempio, in campo sociale. Crediamo che magari avere più prestigio sociale significa essere felici. Sì, per poco tempo però. Poi crediamo che se riusciamo a conquistare quella persona saremo felici. Sì, ma per poco tempo. Quindi perché dopo un po' non basta più, dopo un po' ciò che prima ci unisce ti dividerà, come diceva sempre Battiato. Le stesse cose, ad esempio, che uniscono le persone sono quelle che poi contribuiscono a dividerle. Quindi la felicità va ricercata dentro di sé, va ricercata eliminando quelli che sono i veleni mentali, se non ho rabbia, se non ho attaccamenti. Se non ho gelosie, invidie, sarà difficile essere infelici. Anche in situazioni gravose, diciamo, cercherò di vedere sempre il meglio, di trovare sempre un modo per stare bene e vivere la vita come un'esperienza. Quindi, se riusciamo, l'obiettivo di essere felici è un obiettivo comune. Bisognerebbe cercare di trovare il percorso giusto, la strada giusta, e questa strada è un sentiero interiore, non è un sentiero esteriore-esterno, perché veramente l'unica vera malattia è l'infelicità. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!